Bentornati a tutti con l'ottavo episodio di Dream. Siamo qui nell'intermondo dove abbiamo visto che era apparso un nuovo portale e questa strada qua che conduceva a nulla, vero? Esatto. Quindi abbiamo scoperto che c'è qualcuno che ci fissa, che ci spia mentre noi viaggiamo per i sogni, che vuole che distruggiamo questi cubi neri qua. Vabbè, ora c'avevamo solo Appraisal o Guardian Kendari. Proviamo solo Appraisal, anche se il Guardian Kendari l'abbiamo girato quasi per niente. Potremmo provare in altre. Adesso sono troppo curioso per entrare qua. Vediamo cosa potremmo trovare dentro il solo dentro questo portale. Niente, c'è un tizio che ci insegue, era dentro quella stanza lì, ora mi spiego il rumore che si era sentito quando sono sceso le scale. Ed era quello, era lui dentro che apriva la botola e si buttava giù. Quindi, non so, magari, a me ha forti timori che sia davvero Edward, il vecchio pazzo. Però, non so, le mie teorie, da come abbiamo visto in The Devil's Tuning Fork, non sono mai azzeccate, anche in The Moon Silver mai azzeccata una teoria. Però devo dire che cos'è? Ah no, eravamo arrivati qua, adesso che mi ricordo, eravamo fermi, ci eravamo fermati qua. Qua così. Ah, beh, da qualche giorno che non gioco. Ho fatto una collaborazione con Ugure, che dovrà uscire al più presto, in una mappa Spaventoso Age Mode, quindi assicuratevi di andare a vedere, probabilmente uscirà con questo. Vedere. Dr. Brown has once again cast it. Dick curbs phoning on about an... Ah, he keeps... Doc Brown? Che parla del viaggio nel tempo con una DeLorean magari. In modo da proteggerti abbiamo messo una password di sicurezza al suo login per il suo esperimento. La sua password è, devo segnarmela da qualche parte, una penna. C'è una penna, poi tutto al buio non vedo. Questa è una penna. Ok, ora cerchiamo. Questo è un foglio. Allora, do not release this information da parte di A. Allora, B2TF1955. E ora ci abbiamo la password. Continuiamo. Siamo negli augmented realities, quindi realtà aumentata. Anche con E ti fa azione. Vediamo cosa troviamo in giro. Aspirapolvere, possiamo pulire. Vediamolo. Qui era cosa dei bidelli, di quelli che puliscono. C'è un attimo di nebbia. Allarme antincendio. Bancali. Non posso premerli. Non posso premerli. Sempre io in pigiama, canottiera, foglio che mi disturba il mouse. Ok. L'altra non posso aprirla. Ok, ne apro solo una. Stairs. Sognare che stai camminando sulle rampe di scale significa che tra poco arriverà un aumento dello status e della ricchezza, cioè del tuo stato sociale, e mostra anche che hai lavorato per questo, quindi sei arrivato a un livello più alto di consapevolezza e stai guardando il mondo da un punto di vista più alto. In alternativa, cadere giù dalle scale significa un segno di debolezza e che sei fuori controllo. Questo ti dà qualcosa a cui aggrapparti e una buona base per costruire il tuo futuro. Quindi noi non cadiamo dalle scale, vero?
noi le saliamo. Questi rumori? Mattina? Drink, 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 drink. Voglio un drink. Cos'è questo rumore? Vediamo. Vabbè, continuiamo. Ma questa era aperta. Che motivo c'era di passare? Ah, era per saltare. Questa faccia? Bombe? Siamo arrivati nella parte in cui non dovevamo arrivare? Infatti anche la musica è cambiata. La parte in cui era meglio non passare? Non piace questa parte. Tu sei il pupazzetto che ti volevo, che non sei ancora uscito. Qua c'è un portale. Ci entriamo dopo. Che carino il drago. Un'altra cosa là dietro. Ho già trovato due sfere. No, niente. Windows. Queste normalmente le finestre sono un segno di speranza e vaste possibilità. Puoi vedere un nuovo orizzonte e magari iniziare a passare avanti dimenticando i dubbi passati. Finestre sbarrate significa che hai un visuale bloccata e un giusto punto di vista sulla vita, ma è il momento di iniziare qualcosa di nuovo come un hobby o cambiare a carriera. Può anche mostrare uno stato di vulnerabilità che lentamente sparisce. Ok, queste sono sbarrate, devono cambiare carriera, basta fare pizzaiolo, io sono un bambino, basta andare a scuola. Grazie. Dai, portale. Dove mi porti? Corridoi giapponesi di nuovo. Ogni portale ti porta in un corridoio giapponese. E in realtà sono i giapponesi che hanno creato tutto questo per cercare di rubare le informazioni a un povero ragazzo sedicenne. No, invece è il reflector. È un Luna Park. È un Luna Park. Mio Dio, è un Luna Park. Sì, ma sì. Senza suono, tranne. Non ci sono i pavucarne. The Amazing Knitter. Ma dai, quello. 250! Così tanto? Oh cacchio, vengo a vederti. Ingranaggi. Quella è una porta. Non posso neanche romperlo. Cos'è quel tastino console? Non so perché c'è console esce. Ok, dai, fa niente. Taglio zoom, andiamo avanti. Cioè, spero che possa farla la giostra. Togli di console event. Inoltre spariscono, erano spariti perché c'era il bianco, ah sì. È una giostra che devo fare di corsa? O sto uscendo dalla giostra? Così alti dove devi essere? Sono più alto. Dai, fammi entrare. Cioè, poi volevo fare la giostra. Dai. Perché è tutto così silenzioso? E quello perché è fatto così? Tipo, sembra tipo di essere dentro Tron. Non dico. Ah, la giostra, attenzione! Sali. Dai. Signore, fammi partire! Sì! Woo! Posso alzare le mani! Woo! Vai! Più veloce! Vai! Mio Dio! Dovrei guardare intorno?
Uli, guarda che è salito! Sei eccitatissimo per queste giostre. Quello è un portale? Dove sono venuto? Oh! Teniamoci tutti. Salita lunghissima. Devo regalarmi in giro? Troppo in alto, dai, siamo pronti. No, quanto è alto? Attenzione, oh mio Dio! Mio Dio! Ma no! Mi è caricato tutto per non farmi fare la discesa. Oh mio Dio, ecco la discesa! La discesa! La discesa, attenzione! Perché siamo fermati? Dai, discesa! Tutti sulle mani! Che bella questa giostra. Super montagne russe. Mi fai fare anche il giro intorno? Fai andare la testa in giù. Dai. Ancora su. Verso la luce stiamo andando. Sono morto? Che là ci sono tubiature adesso? Con valvole che girano. Tra l'altro giro la testa come se fossi la bambina dell'esorcista, perché ha giro di 360 gradi. Ma quanto è lungo adesso? Adesso mi devi far subito la discesa, però non voglio continuare dritto. Dai, volevo subito la discesa. Non ero mica... Ma non ero seduto in quello davanti io? Oh! Oh, ho trovato il nemico là davanti. Che va bene tutto, ma quanto è lunga? Dovrei capirci qualcosa io guardando in giro. Praterie, c'è il sole, un po' nuvoloso. Cos'è? La montagna russa del meteo? Sole? Qualcosa? Un altro sole? Sole che... Questa è l'alba o il tramonto? Ditemi, dovrei capire qualcosa da queste perché non sono guardato in giro. Questo è l'oceano? È la notte sull'oceano? Quindi era il tramonto quello, notte. E mondo sotto sopra, alba tramonto insieme. Cos'è che dovrebbe essere? Attenzione, siamo pronti per il prossimo. Siamo qui, stiamo andando velocissimi. Intanto andiamo così veloce che il mio personaggio scala di una sedia. Oh, era questo che chiedevo da tempo. Sì, vai, vai. Finito. Siamo divertiti? Bello, eh. Neanche un po' di mal di testa e niente. Ma come, potevo passarci in mezzo? Cioè io mi sono arrampicato là, non potevo passarci in mezzo. C'è un biglietto, prendilo. One adult, 3,20 euro. Torna su di qua. Console uscita. E... ok. Facciamo riuscire la console. Ma è con la F tipo. Vabbè. Rientriamo di qua, cosa vuol dire? Era un attimino di un momento di svago.
momento montagne russe, così mentre eri in ufficio dicevo, ah, proviamo un portale, bam, montagne russe, e divertimento per tutti. Caricamenti corti, cercando di capire perché l'intermezzo di delle montagne russe. Cioè, va bene che ho fatto un po' lo stupido, però mi fa ripartire dall'inizio. E cambiamo esplorazione, andiamo di qua. C'è ascensore? In B voglio andare, sono già in B. G. La peppa! Che ascensori sono? Toilet. Prendi la carta igienica o qualcosa? Sì, voi sì che vi specchiate bene. Apri. Maniera ragazzi, niente. Cosa c'è? Ma non è lo stesso. Ma qua è dove ero già andato. Così è quello. È a camera mia questa. Dream site. Explore the unknown. Va bene. Quindi questa è camera mia. E qua ero già andato, no? Sì, sulle scale, ho preso il cosino. Però lo fermo là, io salgo un altro piano. Io esco di qua. C'è un computer. Ah, non credo fosse finita la musica, invece stampante. Non posso loggare nel computer là del tizio. Signori, signori, l'augmented reality è fallito. Dai. Supercomputer, il Compe Tower. Ma non c'è niente. Dai, dove cerchiamo qualcosa. È questo l'esperimento. Dai, fammi aprire, fammi aprire, fammi aprire, fammi aprire, fammi aprire, fammi aprire, so, so la password. Fammi aprire. Non c'è niente dentro. Un altro. Office. Questo è è un posto comune, ti mostra che stai lavorando troppo, c'hai troppo nella tua testa. Dovresti prendere un po' di tempo fuori dalla tua normale routine per rilassarti. Un ufficio non familiare, suggerisce che ti stai paragonando a qualcuno che è molto vicino a te e ti stai misurando contro queste standard, contro gli standard di questa persona. Ricordati, tu sei te stesso. Sei te stesso, tu sei te stesso. Aspetta un attimo, mettiamoci. Oh, in una posizione un po' scomoda. C'è un telefono. Bene, toglio. Qua niente. Tornati all'ascensore, siamo al 2. Bagni non credo ci sia sempre quello.
Siamo tutti vuoti sempre. Andiamo su. Wow, wow. Era così quindi il vostro ufficio? Vedere tanti tubi è il simbolo di essere sempre collegato a qualcosa, di avere una vescica forte, di avere qualcosa, boh. Cosa potrebbe essere essere collegati a tanti tubi? Boh. Qua c'è un portale, però non posso entrarci. Vabbè, per questa puntata termino qui nel groviglio di tubi davanti a me. Entreremo in questa porta, vedremo come fare a entrare di qua. Rimanete sempre collegati al canale, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, condividete se vi è piaciuto naturalmente. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi. E con Dream parte 8 è tutto, da Vetens è tutto, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!